In Italia si è segnata da alcuni casi di incidenti mortali sul lavoro, incidenti anche che si è cercato in qualche modo di nascondere perché legati a contratti di lavoro in nero. E oggi è proprio la 53esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Lavorare e morire per quattro soldi in cantieri dove prevenzione e sicurezza sono utopia pura. Le cronache riportano quotidianamente tragedie simili a quelle di Ercolano e Napoli, con due operai impiegati in nero morti a inizio settimana, uno cadendo da un'impalcatura e l'altro folgorato da una scarica elettrica. Nel loro ricordo oggi le manifestazioni per la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Noi accusiamo il governo di non darci assolutamente risposte in relazione a quelle che sono le nostre motivazioni alla tutela del lavoratore infortunato. Chiediamo appunto gli impegni precisi, dopo 3 anni di confronto nessuna risposta è arrivata, di conseguenza noi cominciamo a mobilitarci. Nel 2003 tra industria, terziaria e agricoltura i decessi sul lavoro sono stati 1.400, cifre spaventose, eppure oggi rispetto a ieri le cose sono migliorate. L'Italia oggi è sicuramente un paese più sicuro di quanto non fosse 40 anni fa, quando abbiamo pagato con 3.500-3.600 morti l'anno il primo miracolo economico. Oggi siamo a 1.400, ma di fronte a un dato così che parla di vite umane che sono finite per motivi di lavoro, nessuno si può dichiarare davvero soddisfatto. Per quanto riguarda l'Europa, noi siamo nelle medie europee, ma questo non ci consola. Avere meno infortuni di Francia e Germania non vuol dire che abbiamo risolto il problema, vuol dire che abbiamo un problema comune in Europa. La soluzione per uscirne è quella di un patto per la sicurezza tra forze governative, forze parlamentari, parti sociali e tutti i soggetti pubblici che si occupano di prevenzione e sicurezza in Italia.